Radio Radicale, siamo in collegamento con Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia, per parlare del provvedimento sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, il cosiddetto provvedimento che riguarda il processo penale, che è all'esame della Commissione Giustizia. Oggi si devono votare degli emendamenti, ma il Movimento 5 Stelle ha rivolto delle critiche alla maggioranza. Perché? Che cosa sta succedendo? Che questo provvedimento è praticamente blindato. Dopo la fiducia apposta al Senato, in pratica non è possibile andare a votare, farsi approvare nessuno di tutti gli emendamenti presentati perché il parere è stato contrario da parte del governo e della relatrice. Quindi noi ovviamente ci opponiamo fortemente a questo provvedimento, sia sulla parte sulla prescrizione, sia sulla parte sull'ordinamento penitenziario e sulla delega, sulle intercettazioni, perché le riteniamo assolutamente deleterie nei confronti del sistema giustizia. Inoltre ci sono problemi anche per quanto riguarda i tempi delle indagini preliminari e anche il provvedimento sulle registrazioni che porterebbero al carcere chi l'effettua. Quindi riteniamo che complessivamente sia un provvedimento che distrugge la giustizia, che ha tanti punti negativi che non possono essere minimamente toccati perché hanno dato parere negativo su tutto. E quindi per questo noi continueremo a fare attività di commissione, a protestare, a intervenire nel merito per cercare di sventare questa ennesima legge schifezza del governo Renzi, appoggiata anche dal ministro Orlando. Ecco, voi criticate anche la parte informatica del provvedimento, quella legata ai cosiddetti Trojan? Perché c'è una commissione ministeriale che sta lavorando a normare profonditamente il Trojan per utilizzo di intercettazioni, captazione di flussi informatici o intercettazioni ambientali o altro tipo di utilizzazioni. E in questo senso però il governo è intervenuto a gamba tesa solo per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, prevedendo appunto una serie di limitazioni e paletti per quanto riguarda tutti i reati, anche quelli più gravi, salvo appunto quelli di mafia e terrorismo che hanno un'attivazione più agevole. Questo ci sembra assolutamente restrittivo perché, come tutti sappiamo, sono strumenti utilissimi per combattere la corruzione e sono molto utili anche ai giudici. E l'altra questione è anche i soldi per le intercettazioni. Infatti il governo prevede un taglio delle spese per intercettazione del 50% senza alcun criterio. Come ci si arriverà a questo 50% non è dato sapersi e quindi potrebbe essere un grave danneggiamento, si parla di 80 milioni di euro in 3 anni per le attività di indagine. Ecco, volevo lei non ha citato tra le critiche che ha formulato la parte relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario. Che cosa pensate di questa parte? Noi abbiamo forti critiche sul settore REMS, che sono state già avanzate anche dal comitato non PG. In contrario, però, siamo molto preoccupati da quanto queste deleghe siano deleghe in bianco, ovvero non abbiano criteri precisi, possono essere interpretate dal governo in una direzione piuttosto dell'altra. Ci preoccupa comunque il punto che riguarda anche l'alta sicurezza e l'allentamento dell'alta sicurezza, perché non è dato sapere. Visto anche gli ultimi scandali che sono successi a Rebibbia, non è dato sapere appunto come verrà utilizzata questa delega, se verrà fornita degli elementi alle persone, ai bracci destri dei boss mafiosi che non sono il 41 bis ma sono in alta sicurezza e che quindi potrebbero comunicare con l'esterno. Ovviamente questo non è precisato nella delega che si riferisce solo a comunicazioni, però siamo molto preoccupati perché ovviamente non ci fidiamo di questo governo. Ecco, un'ultima domanda, che cosa farete stasera davanti alla Commissione Giustizia? E volevo sapere se il testo, diciamo, come è stato scritto, la soddisfa e se prevede degli infortuni come quelli che ci sono stati sulla legittima difesa. Noi siamo abituati a un PD che fa leggi con Alfano scritte male, che assolutamente nessuno capisce, certe volte sono nulle, certe volte servono solo a creare più confusione. Questa legge è un unico articolo con 92 commi, una cosa veramente ridicola e aberrante dal punto di vista giuridico e quindi dal nostro punto di vista è inaccettabile, come è inaccettabile il testo sulla legittima difesa. Semplicemente noi chiediamo appunto a tutti i nostri colleghi di venire perché stasera si parla di prescrizione, la prescrizione è uno dei problemi che causa più un aumento di corruzione dilagante che non viene mai punita adeguatamente. Molte volte i delinquenti, come abbiamo visto anche nell'ultimo caso anche di importanti politici, finiscono per essere impuniti. Quindi stasera assolutamente interverremo su questo punto preciso, ovvero quello della prescrizione. Bene, la ringrazio molto, grazie a Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle, che ci ha spiegato le critiche all'IDL di riforma del processo penale. Grazie.